Mi scrive qualcuno dicendomi: se c'è una cosa che non riesco proprio a fare è perdonare. Anzi, se qualcuno mi fa del male, da quel momento in poi il mio pensiero è fisso sul come posso vendicarmi, su come far soffrire all'ennesima potenza il mio carnefice. Lascio libero sfogo alla mia fantasia e se anche non riuscirò mai a rendere la pariglia di ciò che ho subito, quantomeno la mia sofferenza sembra alleviata. È normale il mio comportamento o c'è qualcos'altra cosa che possa fare? Ecco un buon argomento per un nuovo video. Ma prima di iniziare, ricorda di iscriverti al canale, di suonare la campanella se vuoi essere informato sulle nuove uscite e soprattutto, se poi il video ti è piaciuto, di condividerlo con i tuoi amici. Tra tutte le emozioni che viviamo ogni giorno, ce n'è una a cui non prestiamo l'attenzione che merita. Eppure è qualcosa che può alterare la coscienza in modo istantaneo e ci fa stare bene. È il perdono. Quando perdoni per davvero, sperimenti a livello profondo un'emozione che è davvero in grado di trasmutare in senso alchemico. È il piombo che si trasmuta in oro nel suo significato di trasformazione profonda. Se non c'è emozione, non c'è perdono. Un poeta, Alexander Pope, qualche secolo fa disse: «Errare è umano, perdonare è divino». Con questo voglio dire che ti senti rinascere quando perdoni gli altri o te stesso. Certo, non è una cosa facile quando ti trovi a combattere il tuo ego che, al contrario, esigerebbe vendetta contro chi ha osato denigrare, ingiuriare, offendere la tua persona. È ancora più difficile perdonare se stessi quando si coltiva un complesso di colpa. Non c'è niente di più terribile dell'autopunizione. La cecità di Ray Charles sembra aver avuto un'accelerazione in seguito al trauma di aver visto morire il fratellino in una tinozza da bucato. Come se non fosse bastata la cecità, il grande Ray si è consegnato anima e corpo alla schiavitù dell'eroina. Per sua fortuna ha avuto la forza di riemergere quando finalmente ha capito di non essere responsabile della morte del fratello minore e ha finito anche per liberarsi della tossicodipendenza. Particolarmente commovente nel film interpretato da Jamie Foxx sulla vita del grande cantante blues, la scena nella quale il fratellino di Ray gli appare in sogno e dice al fratello maggiore: «Non è stata colpa tua». Interessante poi è la relazione emersa nel film tra tossicodipendenza e perdono. Molti ex drogati hanno seguito il cammino della fede religiosa per uscire dalla dipendenza. Forse per perdonare abbiamo bisogno di quel tipo di fede? Chissà. Alcuni studi mostrano che credere in un potere superiore è spesso la chiave per uscire dalla tossicodipendenza. Se davvero dovessimo cominciare a credere di non essere il proprio corpo, i propri pensieri, le proprie emozioni, ma qualcos'altro che usa il corpo, pensieri e emozioni per fare esperienza, potremmo anche cominciare a credere che dietro la nostra presenza in questo stato dell'essere ci sia uno scopo, fosse solo quello di imparare ad acquisire nuove informazioni per la nostra stessa evoluzione. Forse, se entrassimo in quest'ordine di idee, potremmo anche accettare di vedere la vita come una scuola che di tanto in tanto impartisce lezioni tanto pesanti da levarci il fiato, tanto da farci prendere coscienza che i più grandi insegnanti della nostra vita sono stati quelli che ci hanno fatto più del male. Se poi siamo noi a diventare i carnefici di noi stessi, provocando quella creazione della mente che va sotto il nome di complesso di colpa, allora smantellarlo, dopo che siamo stati noi stessi a crearlo spesso dal nulla, richiede un cambiamento quantico in cui l'intero sistema corpo-mente viene modificato, una vera trasformazione di stato tale da influenzare tutto il complesso. Non è qualcosa che avviene per gradi,
È una vera e propria inversione di rotta istantanea dell'intero corpo. Quando riesci a perdonare te stessa e gli altri, è come se vivessi in una nuova realtà. Ti senti improvvisamente sciolta dai lacci di una situazione psicologica di cui sei l'unica responsabile. Ti senti liberata ed sperimenti la vera felicità. Puoi anche migliorare le tue condizioni di salute, perché lo stato di infiammazione fisica innescata di continuo dal risentimento e dalla rabbia diminuisce fino a svanire. Se sperimenti per molti anni uno stato costante di rabbia repressa nella tua rete psicosomatica, covando rancori e non perdonando le persone per eventi accaduti in passato, puoi giustamente pensare che impieghi l'energia per produrre anticorpi, mantenendoti in uno stato di infiammazione cronica. Di conseguenza, il sistema immunitario è indotto a reagire in modo eccessivo, diceva la compianta neuroscienziata Candice Peart, aggravando malattie autoimmuni come sclerosi multipla e artrite reumatoide. Il perdono purifica e rivitalizza, risana processi che contribuiscono enormemente alla tua salute. Quando perdoni qualcuno, quel cambiamento penetra nel profondo di tutte le cellule del sistema immunitario e apporta un'istantanea trasformazione quantica nella tua fisiologia. Da qualche parte nel corpo, dove le cellule vengono rigenerate, viene presa la decisione se produrne di più per il sistema immunitario o per il cervello. Se nutri il risentimento, la decisione può essere quella di produrre più cellule immunitarie che scatenano l'infiammazione. Se decidi di non alimentare più nella tua mente risentimenti e rancori, allora la decisione sarà orientata verso la creazione di più cellule cerebrali, aprendoti la possibilità a un risveglio e a stati di coscienza superiori.